Fermo! Fermo, ho detto! Zitto, ti scanno come un lupo! Ti è passata la voglia di lanciare la verzura marcia al convoglio imperiale, eh? Ai tuoi amici sta andando peggio, credimi. I miei ragazzi li troveranno e faranno loro un discorsetto che non si dimenticheranno facilmente. Avanti, nel fico! Forza in ginocchio, bastardo! Fermo ora, fermo, zitto! Li conosco quelli come te, mi piacerebbe immensamente pestarti fino a farti credere che il cielo è in basso e la terra è in alto, ma abbiamo un lavoro da fare. Dove vai? Vieni qui! Meglio ora col mio coltello sulla pancia. Tutti bravi a urlare tiranno, porco, cane sodomita. Credi che sia facile essere imperatore? Diventa inviso al popolo e ti troverai sotto assedio nel palazzo mentre le tue guardie vengono fatte a pezzi da centinaia di migliaia di persone inferocite. Scontenta il concistoro e subito quelle serpi prepareranno un assassino in grande stile. Fai arrabbiare i soldati e quelli leggeranno principe chiunque prometta di farli ricchi, massacrando te e la tua famiglia. Ma che te ne parlo a che fare? Manco sai distinguere la tua mano destra dalla sinistra. Provaci a colpirmi di nuovo! E ti scavo la pancia col pugnale fino alla schiena. Hai la testa piena di sego e sterco. Se credi che tu e i tuoi amici possiate andare in giro a riempire i muri delle taverne di scritte e disegni osceni, o che non ci siano conseguenze a tirare prugne marce e melograni secchi contro il convoglio imperiale. Andate in giro a sobillare malcontento e a tessere le lodi dei vigliacchi. Se al posto dell'imperatore Terzemace ci fosse ancora il padre Bandekar, a quest'ora avreste le teste conficcate sulle picche lungo le mura esterne, con i testicoli cuciti alle guance. Ma avete avuto la fortuna che il nostro aureo signore si interessi di più alla letteratura che ai coltelli. Chi vi ha pagato per scatenare la folla? Il clan dei Demivend? O uno dei cancellieri che ritiene di poter essere un buon sostituto al trono? Chi? Borlanium? Erkassin? Di sicuro non t'erbitano. Disdegna i picchiatori da quattro soldi come te e la tua banda. Lo sanno tutti nella capitale che persino il comandante del pretorio Draiso trama per ottenere un appoggio nel concistorio. Vuole la corona e lo scettro per sé, il bastardo. Lui non è uno che va per il sottile, e se non comandasse le 4.000 spade degli scutari, a quest'ora il suo corpo marcirebbe in un canale di scolo. Non è certo colpa dell'imperatore se l'inverno ha portato la fame fin dentro la capitale. Soldi! Ma di che soldi parli? I confini meridionali, se non lo sapevi, sono a ferro e fuoco e a malapena ci sono i denari per pagare gli eserciti. Già rumoreggiano alla sedizione se ci saranno altri ritardi nella paga. C'è il concreto rischio che qualche generale possa mettersi in testa di farsi eleggere imperatore dai soldati. Vuoi davvero un'altra guerra civile? 500.000 di morti per cosa? Meglio un tozzo di pane in meno, ma che i soldati se ne restino alle frontiere a scannare le orde dei Menaci e degli Ixos. Ma che lo dico a fare a un topo di fogna come te? Ora ascoltami bene, apri bene le orecchie, perché non mi piace dovermi ripetere. Dovresti aver capito di star parlando con un agente Sir Rebus, quindi sai anche che posso far sparire te e tutti quelli che conosci o che presumi non ti venderebbero per meno di una manciata di noci Isarnie. Non solo tu mi dirai da dove arrivano gli argenti che hai nascosto nelle brache, ma tornerai pure come un cane bastonato dal tuo mandante. Continuerai a farti dare ordini e poi li riferirai a me. Se ti azzardi a dire una mezza parola sul nostro incontro, ti strappo le palpebre e ti riempio gli occhi di sale e aceto dopo averli svuotati con un cucchiaio. Ci siamo intesi bene, verme? Ottimo! Vedo che la dignità che ti restava è andata ad inzupparti i pantaloni. Mi fa schifo anche solo respirarti vicino. Comunque, ora mi dirai tutto, persino che sapore aveva il latte della tua prima poppata. Questa città è un fienile circondato da matti che reggono torce fiammeggianti e non abbiamo alcuna intenzione di farli avvicinare troppo alla paglia, vero? Cominciamo dalla politica del tuo mandante. Ti va? Bentornati e bentornate nel podcast di quei bravi nerdazzi. Io sono Claudio, Moidart GM, e in questa prima puntata del 2023 parleremo di un argomento apparentemente noioso, ma che può dare davvero un'abbondante spruzzata di pepe sulle nostre campagne e nella struttura portante delle nostre ambientazioni: la politica e gli scontri interni nelle nazioni e nelle città.
Ma prima di cominciare, vi chiederei di premere segui sulla vostra piattaforma podcast di ascolto, di condividere le puntate del podcast se le ritenete interessanti e di visitare le nostre pagine social per rimanere aggiornati sulle uscite del podcast e sulle nostre altre attività sui canali Twitch e YouTube di quei bravi nerdazzi. Grazie mille. E ora, sigla! L'avventura è, senza ombra di dubbio, l'attività principale verso cui i vari GDR sospingono i personaggi dei nostri gruppi. Dai viaggi verso mete lontane, scanditi da incontri pericolosi ed emozionanti, all'esplorazione di regioni remote, rovine e complessi minerari, alla ricerca di artefatti, formule, componenti, prigionieri o nemici sfuggenti. Ma spessissimo ci troviamo a leggere ambientazioni, anche di giochi molto diversi per genere e tematiche, in cui l'intrigo, il complotto e le trame per l'ascesa al potere stridono le une contro le altre. Nobili che agognano di spodestare rivali o di sedersi sul trono, fazioni criminali che tessono intricati inganni e trappole per mettere i gruppi avversari gli uni contro gli altri, mercanti spietati che farebbero di tutto pur di accaparrarsi una fetta di mercato per ottenere la rovina del rivale, di colui che li protegge o che possiede le navi su cui movimentano merci, prodotti di contrabbando e magari esotiche e proibite sostanze stupefacenti. I manuali di Vampiri la Masquerade esondano di personaggi di questa fatta, essendo intrinsecamente e profondamente un gioco di ruolo che promuove gli scontri sociali, le scalate nei ranghi della società dei vampiri e le guerre intestine fra i clan della Camarilla, degli anarchici o del Sabbat. Ciascun clan di vampiri presente in una metropoli ha poi complesse vicende interne che legano fra loro i personaggi, sia giocanti che non, o che li pongono gli uni contro gli altri per ottenere prestigio, maggiore influenza territoriale o economica. Altri vampiri potrebbero lottare fra loro indirettamente, scatenando guerre fra gang rivali di mortali nei rispettivi territori, per poi scatenare i media sull'accaduto, mettendo il vampiro rivale in una pessima situazione, difficile da sbrogliare. Un vampiro astuto e privo di scrupoli potrebbe avvallare e insediarsi di gruppi appartenenti a fazioni nemiche del suo principe, così da tenerlo occupato mentre lui stringe lentamente il cappio di una complessa e pericolosa trappola attorno al collo del suo dominio, con lo scopo di emergere come unica figura che agli occhi degli altri fratelli sia l'unica in grado di poter gestire la situazione. Soprattutto perché all'insaputa di tutti è stato proprio lui a scatenarla. Nel gioco di ruolo Feeding Sun, fantascientifico e ambientato in un futuro distante 10.000 anni da adesso, ci abbiamo fatto un episodio nella prima stagione del podcast, decine di case nobiliari a carattere feudale lottano fra loro per sopravvivere, per scalzare quelle rivali dai loro troni, al fine di poter giungere all'agognato potere imperiale. Potrebbero avvalersi delle dispute religiose che dividono la popolazione di un pianeta, inscenando un omicidio di un importante prelato e lasciando che la colpa ricada sulla fazione religiosa rivale, al fine di scatenare rivolte e disordini sempre maggiori, organizzando nel frattempo movimenti e fronti di liberazione zeloti che, se vittoriosi, porranno sul trono di quel pianeta un nobile a loro favorevole, appartenente al loro casato o un rinnegato del sangue della casa rivale. In un gioco come Lex Arcana, i motivi di intrigo e complotto sono suggeriti da una straordinaria storiografia. Assassini, guerre civili, rivolte popolari e di partito, sostenute da una o l'altra grande famiglia senatoriale, le gens. Un generale eletto, re dai suoi legionari e appoggiato da una buona fetta di senatori, potrebbe arrivare ad infrangere la monolitica struttura dell'ucronico impero romano di Lex Arcana. Un importante membro del senato o governatore di una potente provincia potrebbe addirittura avvallare il diffondersi di una religione natia di un regno lontano al fine di creare un terreno fertile nella popolazione per un'invasione della provincia stessa, ovviamente finanziata e sorretta dalle casse del regno rivale in questione. Una setta di influenti politici dell'urbe, che si fanno chiamare Rerum Quirites, i veri Quiriti, complotta per scatenare una guerra civile al fine di ripristinare la Repubblica e sollevare il popolo contro il potere imperiale tirannico.
Strano però che il capo del gruppo si faccia chiamare Januari Rex Futurum, futuro reggiano, e che conservi come una reliquia l'inquietante teschio del re Talquini il Superbo, con cui nottetempo parla nel buio. E che dire di Cyberpunk, delle lotte sanguinosissime che coinvolgono le grandi corporazioni dell'intero pianeta, oltre che di quelle presenti a Night City, e che utilizzeranno ogni grammo di risorse umane, economiche e tecnologiche pur di assicurarsi una posizione di vantaggio e dominio rispetto alle corporazioni rivali. E nel fantasy? Nel GDR di The Witcher sono riportati i regni del continente e i complotti infiniti che nobili, generali, re e maghi intessono ai fini di espansione, conquista, appoggio di organizzazioni religiose, sopravvivenza e mantenimento di influenza e potere. Anche sul gioco di ruolo di The Witcher abbiamo fatto una puntata dedicata nella prima stagione del podcast. Chi ha letto i romanzi di Sapkowski si sarà accorto che i complotti fra i troni dei regni, i maghi e i religiosi, oltre che fra i signori delle razze che popolano il continente, si intrecciano con le storie di antiche leggende in un gioco politico che coinvolge spietati cacciatori di taglie, bande criminali aizzate per incattivire il popolo, agenti segreti che non si peritano certo a uccidere e torturare per ottenere informazioni di carattere ereditario, militare e politico. Ma se volessimo inserire un conflitto politico in una nostra ambientazione, in che modo potrebbe interessare e coinvolgere i personaggi dei giocatori? Non credo sia una cosa facile, secondo me, in realtà, perché gestire una situazione del genere e inserirla organicamente nella nostra storia prevede una conoscenza almeno superficiale dell'argomento nel contesto storico a cui la nostra ambientazione si appoggia. Esistevano i partiti nel Medioevo? La politica era davvero così influente in un mondo dominato da ecclesiarchi e nobili? Assolutamente sì. La politica, ad esempio, nei comuni italiani del XII e del XIII secolo era un aspetto fondamentale nella vita della cittadinanza e aveva ripercussioni evidenti sulla vita di tutti, dal signore al contadino. La gestione delle tasse doganali, dei diritti commerciali, del monopolio delle gilde cittadine o l'ascesa di determinate figure pubbliche poteva essere determinante per l'intera città ed arrivare ad influenzare ed influire sui prezzi delle materie prime, dei generi alimentari o addirittura ad aggravare il peso delle tasse in caso di guerra. Era spesso di questo che si parlava nelle taverne, oltre forse a temi di carattere del tutto personale. I partiti cittadini di estrazione nobiliare o borghese solitamente dovevano riuscire ad ingraziarsi le fazioni minori, ottenere l'appoggio della chiesa e del popolo per garantirsi fondamenta stabili nell'ascesa verso i seggi dei consigli cittadini. In ambito fantasy tutto questo è e deve, secondo me, essere semplificato, ovviamente. Ma una gilda di ladri classica potrebbe non essere solo l'organizzazione criminale che gestisce come una gang le taverne di un quartiere o le bische clandestine o la prostituzione, ma potrebbe essere ingaggiata da un potente capofamiglia appartenente ad una gilda o partito politico cittadino. Se costui fosse un individuo senza scrupoli, potrebbe arrivare magari a servirsi dei servizi di questi ladri, di questa gilda criminale, per avvelenare i bastimenti di farina destinati all'elargizione pubblica di pane organizzata in visione di un grande evento, una grande festività organizzata da un politico rivale, proprio per ingraziarsi il popolo. Magari colui che fornisce il veleno al nostro capitalista senza scrupoli potrebbe essere un necromante che a sua volta desidera infliggere un colpo mortale alla città intera, scatenando poi un rituale che riporterà magari in vita i morti. Un po' un classicone, ma giusto per movimentare la situazione. Sarebbe il necromante allora a servirsi della ricchezza e dei contatti del capofamiglia al fine di assicurarsi il successo dei suoi interessi malvagi. E se poi, sessioni dopo, i giocatori dovessero scoprire che il necromante è stato inviato dai signori, o da uno in particolare, della città rivale a quella che ha appena subito il colpo dei non morti, per intendersi, allora saremmo davanti ad un complotto dalle trame più ampie che necessita di essere indagato più a fondo dai personaggi. Mettendo in campo la magia, potremmo davvero creare trame di complotti su più strati, di ingannatori che ingannano ingannatori, in una matriosca di segreti e reali intenzioni che i giocatori porteranno alla luce dovendosi gestire in un modo accorto del favore dei patrini
nell'ambiente politico che li hanno ingaggiati per investigare. Se anche i loro protettori finissero schiacciati da questo rullo di inganni, allora i nostri personaggi rischieranno di rimanerci sotto pure loro. Le peculiari abilità soprannaturali di mostri e creature potrebbero facilitare l'ascesa politica e sociale di certi individui che, in cambio delle cariche pubbliche e istituzionali che ricopriranno, dovranno sdebitarsi in altro modo con la creatura che li ha agevolati e aiutati. Probabilmente questi individui, accecati dalle proprie ambizioni e aspirazioni, capiranno di essere oramai vincolati alla creatura in questione troppo tardi e di essere essi stessi in pericolo. Magari, quando crolleranno, potrebbero diventare possibili informatori o alleati indiretti per l'indagine dei nostri personaggi. Nella mia ultima campagna lunga, a Dungeons & Dragons quinta serie, come spesso accennato negli episodi precedenti, inserì nelle Marche d'Argento del Forgotten Realms una città inventata, una grande metropoli fra i territori nanici di Sundavar e quelli dominati dalla sfera di influenza della città-stato di Everlund, che volle fare molto più grande e popolosa e a prevalenza elfica. Questa città che inserii, Imre, aveva tutta una serie di vantaggi commerciali ed economici, una sorta di porto franco in cui erano le corporazioni di banchieri e mercanti a dettare legge, ottenendo enormi ricchezze portate dalle masse di mercanti da tutto il nord che giungevano per vendere e comprare merce senza dover pagare le tasse alla Lega d'Argento e che la Lega d'Argento imponeva alle città membre, al contrario di quanto succedeva ad Imre, che non ne faceva parte. Imre era avvantaggiata poi da una serie di fabbriche di conio e decideva per sé stessa il valore della moneta, rendendolo vantaggioso quando per una fazione di mercanti stranieri, quando per un'altra fazione, a seconda della bisogna o degli accordi presi segretamente. Oltre quindi alle folle di viaggiatori, ricchi nobili e mercanti, arrivavano anche enormi moli di informazioni e stormi di spie ed informatori che si arricchivano quando al soldo dei signori di Imre, quando a spese del borsello degli stranieri, sempre pronti ad approfittare di notizie ed informazioni inerenti ai governi e alle facezie delle altre città della Lega, che al contrario di quanto il nome suggerisca, non hanno granché di limpido e argentino. Ad Imre aveva preso sempre più potere ed influenza il Partito dei Neri, nobili urbani che accusavano il governo cittadino di Imre, retto da un senato di rappresentanti di gilde e mercanti, di non essere in grado di ostacolare le pressioni economiche e politiche che le Marche d'Argento stavano facendo alla città al fine di eroderne ricchezza e potere e costringerla infine ad un cambio, anche violento, di governo per portarla in seno alla Lega d'Argento. E, insieme alla città stessa di Imre, anche le sue preziose miniere d'argento e le molte appunto fabbriche di conio sarebbero entrate nell'area di influenza della federazione della Lega d'Argento. Questo partito si era dimostrato chiuso, conservatore e reazionario rispetto agli stranieri, facendo tra l'altro continui discorsi in piazza, dove mettevano appunto in luce le loro idee di complotto. Quindi si dimostrava questo partito appunto ostile agli stranieri, accusati di essere spie e la prima ondata di un futuro cavallo di Troia ai danni della città, e avevano cominciato a distruggere le botteghe dei cittadini della Lega d'Argento, soprattutto di nani e di elfi, che si erano stabiliti in città in numeri molto grandi proprio da Everlund e da Sundabar, le città vicine. Accusavano inoltre il governo di permettere a questi stranieri, per giunta non umani, di appropriarsi dei latifondi e delle attività cittadine ai danni dei veri imreani e avevano eletto un potente capo, un individuo appartenente a una ricca famiglia di tradizione militare in città. I disordini all'arrivo dei PG in città si erano presto trasformati in violenti pogrom ai danni dei non umani della città e dei cittadini imreani accusati di aver appoggiato le attività degli stranieri. Ci furono molti morti, pestaggi per le strade e grandi disordini. Ora la sto facendo lunga e in effetti sarebbe lunghissima da spiegare tutta, comprensiva delle influenze appunto politiche del partito che vi ho enunciato rispetto a quelli all'opposizione o che si dimostravano neutrali. Ma basta dire che l'assassinio di alcuni cittadini di Everlund e di Sundabar in città scatenò, tra l'altro volutamente, proprio per mano di determinati mandatari, scatenò appunto un casus belli che le città di Elfi e Nani della Lega, comunque parzialmente indipendenti rispetto alla Lega d'Argento, che alla fin fine è più o meno un'organizzazione federale,
Casus belli, appunto, che le città di Elfi e Nani colsero al volo per dichiarare guerra ad Imre, soprattutto dopo che trapelarono false informazioni che accusavano altri membri del governo ufficiale di Imre di aver finanziato bande di picchiatori e mercenari per cacciare, talvolta addirittura uccidere e abusare i non umani della città. Vi dico solo che alla fine della Matriosca tutto era mosso da un Neotelid. Se volete sapere che cos'è, ascoltatevi l'episodio 12 della seconda stagione di questo podcast per scoprirlo. La politica cittadina era l'espressione di intricatissime trame mosse da sette di stregoni, assassini, cultisti, paladini malvagi e spie, e i giocatori erano riusciti, oltre a un mostro terrificante nelle profondità della città, a stringere una solida amicizia con un ambasciatore della Lega d'Argento in città, salvandogli i figli da alcuni misteriosi cavalieri dai poteri sovrannaturali giunti dalle nebbie della storia, convinti che sua figlia fosse la reincarnazione di un'antica dea imperatrice, cosa che poi ovviamente si legava col tempo alla trama principale. Fu una faticaccia gestire il tutto, ma fu anche molto divertente e soddisfacente vedere i personaggi avere a che fare con capi politici, ambasciatori, nobili, spie, fra un bagno di sangue e l'altro, chiaramente, mentre la situazione, sessione dopo sessione dopo sessione, ad Imre e dintorni precipitava nel più assoluto caos. Mi sono state molto utili le conferenze del professor Alessandro Barbero, facilmente reperibili su YouTube, o i podcast di Storia d'Italia di Marco Cappelli, che potrete trovare tra l'altro su Spotify e su tante altre piattaforme, che spiegano con minuzia appassionante le trame sanguinarie che sconvolsero l'impero romano della tarda antichità. La storia, anche e soprattutto in questo caso, può fornirci una quantità di trame già pronte e incredibili, ma soprattutto ben spiegate nel contesto culturale, sociale e politico in cui si sono scatenate, già pronte appunto da essere prese ed inserite nelle nostre campagne. Non vorrei essere banale, ma a questo punto basterebbe magari cambiare nomi e luoghi e magari il gioco è mezzo fatto. L'argomento potrebbe essere ancora più attuale e complesso in un'ambientazione moderna, come un cyberpunk, e persino più oscuro e macabro, come appunto in un Vampiri la Masquerade, ma magari affronteremo queste parentesi un pochino più complesse in futuro. Bene, per questo episodio ho cianciato confusamente abbastanza, spero che l'argomento sia stato interessante, nonostante forse la premessa sia un po' noiosa. Fatecelo sapere con un commento o con un messaggio. Il feedback per noi è fondamentale e ci aiuta enormemente al fine di migliorare la qualità dei contenuti di questo podcast. E in ogni caso ci fa anche piacere scambiare qualche parola con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Nel prossimo episodio sarò in compagnia di altri nerdazzi e per la prima volta ci saranno alcuni dei nerdazzi che non hanno mai partecipato alla registrazione del podcast. Parleremo del GDR Household e sarà davvero molto interessante. Per questo episodio è tutto. Un saluto e che gli dèi veglino su vostri tiri di dado. Ciao!